Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi splende il sole, qualche giornata pazzesca. Ho parcheggiato il mezzo bene perché i pannelli ora stanno lavorando da paura. Penso che tra un paio d'ore le batterie, anzi la batteria sarà completamente full. Adesso, raga, finalmente posso fare il cappuzzino. Però prima volevo andare a vedere. Quindi, a parte che qua c'è un sacco di polvere, ieri si stava... Si rotolava tutta, infatti prima che salisse su l'ho dovuta spolverare. E qui c'è tipo un capanno ed è un lavoro di ingegneria perché, guardate qua, a parte che lì c'è una barca, e dici vabbè. E poi qua ci sono sti due container e poi gli hanno fatto la struttura sopra, qui c'è un po' di delirio, non lo so cosa sia. Di un crick marcio. Allora, caffè pronto? Adesso ci schiaffiamo su questa qua per farci il latte. Si aspetto. Raven crow, its wings unfold. Fly from me, you demon bird. I will not make myself the third. Whose is the voice now keeping me from rest? Go ye prophet, leave.
Bene, ho fatto il bucato mentre il computer stava esportando il video. Il mio computer è un MacBook Pro Retina del 2012 con 16 GB di RAM, processore i7, quad core, SSD da 750 GB. Insomma, a suo tempo era un signor... Guarda qua! È passato qualcosa. Sono tracce fresche. E a suo tempo, 9 anni fa, luglio 2012, era un signor computer, pagato la bellezza di 3.800 euro, però devo dire che furono soldi veramente ben spesi, perché 9 anni, insomma, mi sta permettendo di lavorare. Però devo dire che sta iniziando a patire, probabilmente formattandolo potrebbe migliorare la situazione, però troppo sbattimento, non ho mai voglia di farlo. Ogni anno dico quest'anno lo faccio, poi niente, perché secondo me liberandolo un po', sicuramente ho tante porcherie sopra, dei file, video, musica, roba che non ascolto, l'hard disk è bello pieno, programmi che chissà che però niente, quindi essendo un po' lento nell'esportazione, video che durano un quarto d'ora, pesano 2-3 giga, ci mette un bel po' a esportare. Per non parlare di quelli che magari durano 40 minuti e pesano 5-6 giga, ciao! Infatti questa cosa qua preferisco sempre farla di notte, perché io lo lascio collegato all'inverter, alla corrente, e lui la notte lavora, quindi anche se ci mette 6 ore per dire, non me ne frega niente. Quindi in futuro, se potrò permettermelo, se le cose continuano così, mi piacerebbe... Sto registrando, sì. Mi piacerebbe sicuramente cambiare computer, perché potrei anche essere più veloce nell'editing e tutto. E, dopo 9 anni penso che si meriti di andare in pensione. E anch'io mi merito forse un computerino un po' più veloce. Però vediamo, sono andato sul sito Apple per vedere di che morte morire. C'è da spendere anche qualcosina in più. Però sono convinto che alla fine, se una roba ti dura tanto, cioè 9 anni, sono soldi ben spesi. Ho fatto un calcolo al mese e alla fine, vivendo di questo, se sono 50-60 euro al mese, io li spendo anche volentieri. Certo, sono soldi grossi per una roba tecnologica, però vabbè. Comunque, basta pipponi. Il mio basilico, non lo so, faccio veramente fatica. Anzi, se qualcuno di voi è esperto, pollice verde, mi dia dei consigli su come fare per il basilico, perché sto cercando di curarlo, di lasciarlo al sole, dargli acqua, però mi hanno detto che non troppo sole, però non cresce. Cioè io faccio attenzione perché comunque è buono, quindi ogni volta che faccio qualcosa da mangiare vorrei prendere, però tipo per la pizza ne ho prese 2 piccolissime e non riesco a... Non riesce a crescere. Comunque il meteo, cazzo, è buono. Di notte lo metto all'interno, perché se fa 10 gradi patisce, quindi lo metto dentro. E non lo so, vabbè. Datemi dei consigli, che a me piace troppo il basilico. E poi è carino prendersi cura di una pianta. Vabbè. Guardate che bucato. Mega piatto di pasta. Video. Coca-Cola e piccola scheria che chiede la papa.